Poi se posso dirvi la mia, perché non mi ero ancora espresso su questa cosa, per me la prima persona è fantastica, questo lo dico. Era una scena. Mi hanno sparato. Ah no, stavi vedendo il video di un altro. Slow deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well. Ma questo perché? Però? Quindi c'è un modo per vedere i ricordi degli altri. Molto Black Mirror. Sta editando il suo ricordo. Forse è un modo di indagine. Forse sono le indagini. E qui è libera la telecamera, si vede. Tipo qua hai i ricordi annebbiati, offuscati, sì, no? Pixellati. Plan simple, do nothing odd, don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. Di non fare di testa tua. Fai la rapina e basta. Ok. Poi questo tipo di analisi, posso dire, c'era, seppur in maniera diversa, nell'avventura grafica Blade Runner. Non era proprio così. Esaminavate di fermo immagine, a posteriori, a casa, con una specie di computer, non mi ricordo come si chiamasse, però... Sì, però questo sistema per rivivere le esperienze degli altri viene utilizzato anche a scopo di intrattenimento, cioè anche per videogiocare, per esempio. Sì, ok, sì, si può usare per indagare, editare, diciamo, un po' la situazione, cioè vedere un po' questi ricordi e intervenire. Sì, abbiamo capito, insomma. Sì, si era capito, diciamo. C'è bisogno, secondo me, di soffermarsi così tanto sui dettagli, è una cosa piuttosto chiara e non così mai vista, se vogliamo. Però è fatta fottutamente bene, questo sì. Le quest, tu dicevi, lui è molto contento delle quest. Has stayed with us since The Witcher 3 time. We really have grown so much. We have learned so much and we have used all that experience to put them. Hanno utilizzato tutta la loro esperienza con The Witcher 3 per migliorare questo aspetto. Ogni dettaglio deve raccontare qualcosa, parlare di personaggi, per raccontare emozioni. No, no, ragazzi, è un gioco per cui ci hanno speso veramente un budget stratosferico, è un gioco che anche in fase pubblicitaria ci stanno spendendo tantissimo, c'è già il merchandising, ci sono i gadget, ci sono le console serigrafate dedicate, la console di Cyberpunk 2077 in versione Xbox One X. Senza che neanche ci sia il gioco, quindi da comprare sulla fiducia. Io sono assolutamente per l'hype, lo sapete, mi sono già espresso per l'hype nei confronti dei giochi, perché io sono del parere che anche qualora dovesse venire disatteso, ma chi se ne importa? Cioè, nel senso, va bene, pazienza, al limite, vabbè, è andata male, via, next game, ce n'è un altro. C'è talmente tanta roba. Sì, comunque sono usciti i trailer in italiano. Uscito il trailer in italiano, ma doppiato in italiano solo con i sottotitoli. Perché se è solo con i sottotitoli non vale la pena vederlo. Se è doppiato in italiano, magari lo rivediamo per vedere un po' il doppiaggio com'è. Adoro questo posto, la città dei sogni. Pronto a perdere la verginità? Andiamo. Una città come un'altra, solo più grande. No, Mano, non è come le altre città. Qui nascono le leggende. Il locale dei pezzi grossi. Siamo qui solo perché c'è Dex a muovere i fili. Dubito che questo ci metta al loro livello. E invece sì, solo che non lo sanno ancora. Ma se hai i coglioni e sai come usarli, puoi fare qualsiasi cosa. A meno di beccarti un proiettile. In quel caso, finiresti col botto, sì. Sai, resti un sacco di Eddie lavorando come motivatore. Io, Mr. V, che piacere. Quindi com'è la storia? Bella di quelli in cui riusciamo a vivere. Fatto bene. Perché non parliamo del piano? C'è questo prototipo, un biochip a essere precisi. Bisogna recuperarlo. Suppongo appartenga a una corporazione. Arasaka. Stiamo derubando dei pezzi grossi. Pensavi di ricattarmi, coglione? Alto rischio, alta ricompensa. È la prima regola dell'Afterlife. Inutile dire che dovrete fare tutto furtivamente, senza uccidere nessuno, se possibile. Sembra abbastanza semplice. Lanciate piombo, stronzi! Tutti morti. Sarà pericoloso. Non ti preoccupare, mio amore. Siamo antiproiettili. Dai, muovi il culo! Che cazzo è successo? Quella era la rapinetta, non ho fatto vedere. Siamo dei pezzi grossi. Contento, Jackie? Sì, siamo in alto. È ora di andarcene! Oddio, siamo fottuti. Mi è piaciuto tanto, ragazzi. Il doppiaggio è bello, ragazzi. Dex, che cazzo fai? Non posso rischiare. E tu? Tu chi sei?
Ah. Cazzo. Era Ward. Mi hanno fatto dire solo cazzo per questo trailer. Allora, ce lo registri un WhatsApp in cui dici cazzo, per favore, perché lo dobbiamo inserire nel trailer. Sì, ok. Meraviglioso, hanno fatto veramente bene il doppiaggio, mi piace. Ragazzi, ci sta. Rendeva molto bene, ci eravamo persi qualcosa necessariamente nel trailer iniziale in inglese. Non è un trailer che si presti ad essere esaminato passo passo, cioè frame per frame, secondo me. Però no. Si può fare un discorso più organico sul trailer, più complessivo. Ragazzi, che dire, ragazzi, se lo aspettavo tanto, beh, non è che sia aumentato di tantissimo l'hype che avevo già prima, perché era già altissimo, quindi, insomma, non è che... Io spero veramente che anche come gioco sia fottutamente piacevole da giocare. E io non lo so quale scelgo ora. Io corporate subito. Qui avremo la capacità di modellare la nostra versione del protagonista. No, ragazzi, qua ci sto 8 ore e mezza, io già lo so. Si può raggiungere un... Ma queste cose si hanno già viste. Sì, però comunque è bello, estetico. Dai. Prima di passare poi all'attribuzione dei punti... Ma perché comunque anche loro hanno dei limiti di ciò che possono pubblicare, ragazzi, no, questo è tutto current gen. I parametri sono gli stessi del gioco cartaceo. Che se qua tra Xbox One e PC. Non aspettatevi, insomma, però il fatto che vi poniate questo dubbio depone a favore del gioco, sì. Anzi, ben presto vi accorgerete che il numero di menu tra skill tree, schermate di personalizzazione dell'equipaggiamento e degli innesti cibernetici rischia persino di essere soverchiante nel corso delle prime ore di gioco. Cyberpunk 2077 è anche troppa roba, insomma, la soverchiante, soverchiante, signore, fossettone che mi fa erigere il pene quando parlo così. Funzionario. Grazie agli interventi del team di sviluppo, uno degli elementi che meno ci aveva convinto nel corso dell'ultima presentazione, ovvero il feedback delle armi, si è trasformato in uno dei più appaganti. Oh! Sì, allora ragazzi, questo è importante. Questo è importante, voglio dire, perché Fossetti aveva espresso qualche dubbio proprio sul sistema di... sul feedback, cioè aveva dato un feedback non totalmente positivo per quanto riguarda appunto le armi da fuoco. Sì. Cioè, soprattutto mi ricordo, ma potrei anche confondermi con qualche altro giornalista, che il sistema di rimbalzi dei proiettili, sì, non lo aveva convinto. Sì, infatti quando me l'aveva detto io ho fatto... Oh. Sì, tant'è vero che noi eravamo rimasti... Ah, no, dai. Non spara bene. Però ci fidiamo di uno come Francesco, no? Cioè, se lo diceva lui vuol dire che c'era il motivo. E quindi adesso, alla luce di tutto questo, sembra sia stato risolto. Hanno risolto, anzi dice che è uno dei sistemi... delle cose più appaganti del gioco. Bene, continuiamo a vederlo. Un meccanismo di copertura automatico, la possibilità di eseguire uno scatto laterale, i riflessi aumentati grazie ad un'iniezione di stimolanti sintetici ed una gestione del rinculo finalmente più convincente. In Cyberpunk 2077 si spara in maniera davvero soddisfacente. Oh. Continua invece a non convincere quasi per nulla il combattimento corpo a corpo. Quello che ho detto io. La confusa delle collisioni, gli impatti poco concreti e le reazioni dei nemici un po' standardizzate rendono gli scontri ravvicinati la parte più debole del gameplay. Si sembra un po' alla Bethesda. Bene, invece, lo stealth senza grosse pretese di originalità e senza un'intelligenza artificiale particolarmente virtuosa. Molto efficace e invece lacking. Anche se il minigioco che permette di aggirare i firewall non è proprio ispirato, le opzioni a disposizione sono molte e un po' Watch Dogs, no, se vogliamo. Oltre a poter interagire con sistemi di sicurezza e i vari elementi dello scenario, sarà possibile incasinare gli innesti degli avversari più modificati o l'equipaggiamento dei gruppi militarizzati per innescare combustioni spontanee dei chip neurali o far esplodere granate. Bene, ragazzi. Allora, dai, ragazzi. Io direi che però il fossettone nazionale qualche ombra me l'ha gettata. Allora c'è anche dire una cosa. Me l'ha buttata un po' da dietro Fossetti, no? Ma, su qualche ombra. Ma solo per il combattimento. Allora, il combattimento corpo a corpo. Io speravo che invece mi dicesse fatto meravigliosamente. Ma come dire corpo a corpo? Chi se ne frega? No, sto scherzando. Secondo sto scherzando. Me lo farai. Sto scherzando. Volte. Nel senso che magari, tipo, quella mi sembrava una quest in cui dovevi forza picchiare la gente. Infatti, sì. Poi, ha parlato anche di intelligenza artificiale non pazzesca. In linea con la maggior parte dei giochi, perché, ragazzi, ci dobbiamo dimenticare The Last of Us 2 un attimo. Okay. E anche la fase stealth abbastanza blanda. Ha detto, cioè una fase stealth abbastanza standard. Allora, tu devi considerare che questo è un gioco di ruolo. No, ma io sto... Quindi metti sul campo 100.000 meccaniche. Ragazzi, non è che tutte possano essere impeccabili. La cosa... Sì, ma io sto riportando le criticità, se così vogliamo chiamarle, nell'ambito comunque ascrivibile a un titolo che l'ho fatto in ogni caso impazzire, che Fossetti ha riportato in questa disamina, no? È giusto. Tutte queste tre caratteristiche possono assumere un'importanza assai relativa nel computo complessivo del titolo. Attenzione, ci mancherebbe altro. Però, nel momento in cui me ne parla,
Io te le faccio presente, cioè, per esempio, discutiamo. In un gioco come The Last of Us, se mi fai male lo stealth, hai fatto male tre quarti del... tre quarti sì. No, però una buonissima parte del gioco stesso. In questo caso, anche perché lei diceva che era fatto male, diceva che era in linea con... No, no, ha detto standard. Standard da con le parti stealth di tantissimi giochi che permettono anche di avere un approccio stealth. Sì, no, infatti... ma poi ha anche fatto bene a dire che si possono tirare, sì. Dice che il minigioco per l'hacking un po' rompe dopo un po'. Però c'è anche da dire che ci sono diversi approcci sì, all'hacking, sì. Cioè ci sono sì. Quindi insomma vi potete approcciare in modo diverso, questa è una cosa importante. Lo doveva dire. Certo, certo. Anche il discorso, questo l'ho notato anch'io, vedete, l'avevo detto anche prima durante la prima reaction al trailer in inglese, la parte investigativa dice non è proprio confortevolissima per quanto riguarda anche la telecamera, sì, insomma, però dice non meglio è di tante altre. Però è meglio di tante altre perché ti dà quella libertà che altri, sì. Altri sistemi di indagine in altri giochi, e ce ne sono tanti, in realtà non hanno. Ragazzi, buona no, ci vediamo grazie più tardi. Mille, grazie mille per essere stati con noi, grazie di esistere, ciao, a più tardi.